Allora, Guidone e Baldovina arrivano laceri e affamati a Cipada by night e si fermano, lo teniamo così, e si fermano davanti alla casa di un povero contadino. Arrivano laceri e affamati a Cipada by night davanti alla casa di un contadino! Non fate complimenti. Sarete stanchi. Non so chi siete. Dove andate? Come avete fatto ad arrivare alle terre senza confine di questa nostra cipada? Ma non so chi che sì, in Dogandì, come avete fatto ad arrivare a cipada? Ma voi sapete fatti chietra, niente piasni. Però i sti che io vi adosso, pur tamata, le parole che druvi, come ho i tambien, ma qua, mi dice che si di furastir. Allora se ne viene una cane di baiocche, se si di piligre, a voi di che tutta la roba che io, non è la vostra. Stasia qua con me, senza differenza tra noi e tre, a dare fe al verci. Chi che la fa me meglio, chi che vuoi l'altra, un mondo. Io sento una duria terra grassa, e tu chi l'andà, ti si Arrivano lì e arrivano nella casa di questo contadino, Berto Panada. Lui li accoglie, dice: state qui con me, Guidone e Baldovina. Non sa che sono di sangue reale, che sono potenti. Guidone dice: va bene, lascio qui Baldovina che è in avanzato stato di gravidanza e io vado a cercarmi un regno per la mia sposa e per il figlio che le sta per nascere. E quindi la saluta e se ne va. Baldovina deve partorire e così nasce Baldo. Baldo nasce a Cipada in un villaggetto di campagna, ma è di sangue reale, lui non lo sa. Se cade, Baldo si rialza e nessuno mai gli vedrà la cremuccia giù per le guance. Benché il pavimento sia già sporco di sangue, anzi, torna ad alzarsi e rizzatosi in piedi, riprende ad arrancare il piccolo demonio. Nessuno gliel'ha insegnato, ma subito agguanta un manico di scopa e lo usa come spada. Baldo esce bestemmiando il mondo, Zambello esce ringraziando e chiedendo che ore sono per lasciarmi. Buonasera, mio bimbo. Baldo con i suoi amici è un brigante, quindi va a rubare, va nelle osterie e dilapida invece tutto il patrimonio e il lavoro che fa l'onesto Zambello. Capisci?